De Benedetto fatto. Ok, grazie. Anche Walter De Benedetto tra i firmatari del referendum per legalizzare l'eutanasia. Oggi la firma qui nella sua abitazione alla presenza del segretario dei Radicali Italiani. Walter De Benedetto, aretino affetto da una severa forma di artrite reumatoide, è diventato un simbolo della battaglia per quello che riguarda la cannabis a scopo terapeutico dopo l'archiviazione della sua vicenda giudiziaria che lo aveva visto imputato per coltivazione illecita di cannabis. I diritti sono inviolabili, sacri. Quando sono la cittadinanza che richiede, c'è anche la legge, è che i cittadini italiani sono un po' sorditi. Poi siamo tutti, nasciamo cattolici, quindi abbiamo anche la cappa della Chiesa che tenderà a fare le barricate e noi faremo le controbarricate, sempre nel rispetto della legge. Perché questa tappa a casa di Walter De Benedetto? Ma perché Walter è un campione di libertà. La campagna per l'eutanasia legale è un'altra lotta contro il proibizionismo, soprattutto della Chiesa, di una certa mentalità. Siamo venuti da Walter proprio per raccogliere la firma di un campione della libertà. Ci aspettiamo di raggiungere 1 milione di firme, di andare a fine settembre a depositare in Corte di Cassazione queste numerosissime firme. Ci aspettiamo che la Corte Costituzionale dia il via libera alla tenuta del referendum. Abbiamo visto in queste settimane che i cittadini accorrono ai nostri tavoli perché sono a favore della legalizzazione dell'eutanasia contro l'eutanasia illegale. E quindi ci aspettiamo che gli italiani possano andare alle urne proprio per votare a favore della legalizzazione dell'eutanasia.